tutti i lettori e benvenuti sul canale. Io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi del primo volume di My Love Story di Kazune Kawahara con i disegni di Haruko. Questo primo volume è edito Star Comics al prezzo di 4,50€ ed è il primo di una serie di 13 volumi. Prima di iniziare con la recensione voglio fare una piccola premessa. Se i miei video vi piacciono, se i contenuti di cui vi parlo vi piacciono, vi interessano, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace magari ai video, così mi aiutate moltissimo. Inoltre, se acquistate attraverso i miei link di affiliazione sia Amazon che Book Depository, io ricevo una piccola percentuale da Amazon o da Book Depository che posso utilizzare per comprare nuovi romanzi e nuovi manga di cui parlare qui sul canale. Bene, direi di cominciare adesso. My Love Story ci racconta la storia di Takio, un ragazzo che mette in soggezione per via della sua stazza, che non passa per niente inosservata. Infatti Takio, nonostante sia soltanto un liceale, è davvero molto alto e molto robusto ed è per questo che per tutta la sua vita si è sempre innamorato di ragazze che poi hanno sempre scelto il suo migliore amico, che è appunto il tipico ragazzo degli shoujo. Nonostante la sua stazza possa mettere paura, Takio nasconde un cuore duro e un animo dolce e la sua storia cambierà completamente il suo corso quando incontrerà Yamato, che salverà appunto da un maniaco. Yamato sembra essere l'unica persona che lo vede per quello che è, infatti Takio quando aiuta la gente viene sempre appunto frainteso ed è sempre il suo migliore amico a prendersi tutti i meriti. In realtà Yamato vedrà il vero lato di Takio, che è un lato veramente molto dolce e disposto sempre ad aiutare gli altri, e si innamorerà di lui. Questo primo volume è davvero molto carino, pieno di equivoci, è davvero molto divertente. Infatti le vicende vengono narrate sempre da Takio sotto il suo punto di vista e abbiamo alcune riflessioni che fanno davvero molto ridere, perché noi sappiamo realmente cosa sta succedendo appunto tra Yamato e Takio e Takio sembra non accorgersene, e questa è una cosa molto divertente perché rende più dinamiche tutti gli avvenimenti appunto tra i due. Inoltre in questo primo volume iniziamo a conoscere appunto Takio e il modo in cui gli altri lo vedono. Infatti Takio è sempre un ragazzo che viene frainteso, vedremo molti episodi in cui lui cercherà sempre di aiutare gli altri ma nei quali non gli verrà mai riconosciuto niente. Infatti Takio e le sue appunto gesta vengono sempre messe in ombra da Tsunakawa, che è il suo migliore amico, che nonostante non voglia appunto oscurare il suo amico Takio è appunto il tipico ragazzo degli shoujo, quindi bellissimo, che non passa appunto inosservato. Questa qui secondo me è una storia che parla di pregiudizi, di amicizia e d'amore. Soprattutto in questo primo volume ci viene descritta nei dettagli l'amicizia tra Takio e Tsunakawa, che è un'amicizia che risale sino ai tempi delle elementari e che non è nata per caso. Infatti nonostante i due siano molto differenti tra loro, la loro amicizia è complementare. Infatti c'è sempre questo atteggiamento di fiducia e di appunto sostegno reciproco tra i due e appunto il personaggio di Tsunakawa è un personaggio che mi ha sorpreso, perché è uno di quegli amici che preferisce vedere l'altro felice piuttosto che essere felice lui, ed è questa la cosa che mi è piaciuta di più di vedere nel loro rapporto. Per quanto riguarda i personaggi, Takio è un personaggio davvero molto interessante che secondo me ha molte potenzialità e non vedo l'ora di vederlo appunto evolversi durante i prossimi volumi, anche perché adesso è alle prese con la sua prima storia d'amore, quindi voglio vedere appunto come si comporterà. Per quanto riguarda Yamato non mi ha colpita particolarmente, perché appunto è la solita ragazza stereotipata degli shoujo, niente di particolarmente appunto nuovo, ma mi è piaciuto moltissimo il fatto che lei, nonostante gli stereotipi, sia andata oltre appunto i pregiudizi che si possono avere davanti a un personaggio appunto come Takio e che si sia innamorata di lei. Questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Poi abbiamo Tsunakawa, che è un personaggio, anche lui uno stereotipo degli shoujo,
Solo che mi è piaciuto moltissimo ed è molto originale il fatto che lui non sia il protagonista, appunto, e che venga messo un po' da parte, nonostante appunto sia uno dei personaggi principali della storia. Per quanto riguarda le tavole, invece, sono tavole molto delicate ed è evidente il contrasto tra i vari personaggi secondari, come Yamato e Sunakawa, e il personaggio principale, che appunto Takio. Infatti i tratti che vengono usati sono molto differenti per disegnare i vari personaggi. Infatti i personaggi più stereotipati, appunto quelli tipici degli shoujo, sono disegnati con un tratto più delicato, mentre Takio ha un tratto più marcato, che appunto segna ancora di più la differenza tra i vari personaggi. E questo fatto del cambio di tratto a seconda del personaggio mi è piaciuto moltissimo, perché va a evidenziare appunto la diversità di Takio, che anche se può essere preso in maniera negativa è positiva, perché appunto lui è un personaggio molto diverso da quello che ci aspettavamo e che va scoperto nel corso dei vari volumi, perché secondo me è un personaggio che avrà un'evoluzione davvero magnifica nel corso appunto della storia. Quindi, nel complesso, questo primo volume mi è piaciuto moltissimo e ho intenzione di continuare la serie per vedere appunto come si evolverà il rapporto tra i vari personaggi, e soprattutto ve lo consiglio se cercate un bellissimo shoujo originale e soprattutto molto divertente, perché questo è sia divertente che è molto originale. Quindi se cercate qualcosa di nuovo ve lo consiglio vivamente. Inoltre, se volete farvi un'idea della storia e dei personaggi, è disponibile l'anime, che è uscito qualche anno fa e che ha il titolo di Ore Monogatari, che è il titolo originale appunto del manga, e penso lo troviate online in caso voleste farvi appunto un'idea di come si evolveranno le vicende, per vedere se appunto vi possa piacere la storia. Bene, questo è tutto con la recensione di oggi. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se avete intenzione di leggerlo e se avete visto l'anime, perché io devo ancora vederlo, quindi fatemi sapere se ne vale la pena. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, e nell'info box vi lascio tutti i link di affiliazione Amazon e Book Depository e i link ai miei social. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!